questo lavoro trae origine in sostanza dall'invito che mi è stato rivolto all'incirca un anno fa da alcuni studiosi e amici austriaci a partecipare alla realizzazione di un volume a più voci sul maresciallo Radetzky, in vista delle celebrazioni per il 250° anniversario della nascita del maresciallo, celebrazioni che si sono svolte sia in Austria che in Repubblica Ceca. Infatti il maresciallo Radetzky era nato nel 1766 e più precisamente il 2 novembre del 1766 nel castello di Trebnitz in Boemia. Quindi per luogo di nascita era boemo, però lui come etnia si riteneva tedesco, tant'è che il suo biografo Franz R. dice che quando parlava diceva wir Deutsch, noi tedeschi, no? Allora, pensando a quello che poteva essere un tema da svolgere in relazione alla richiesta che mi è stata rivolta, mi è venuto in mente, anche perché mi ero imbattuto in alcune cose interessanti, mi è venuto appunto in mente il tema di approfondire come era visto il maresciallo nel Ducato di Modena. Vorrei sottolineare nel Ducato di Modena, perché fuori dal Ducato di Modena, presso gli esuli, certamente la visuale era differente. Allora, siccome i risultati di questa mia piccola ricerca, mia piccola indagine, mi sono sembrati interessanti, e ho pensato di parteciparli non solo appunto agli amici austriaci, ma anche maggior ragione ai modenesi. E ringrazio proprio la nostra Accademia, perché mi onoro di farne parte, per avermi dato l'occasione appunto di presentare questi risultati. Entrando in argomento, noi sappiamo, è tutti noto, che molti nativi sudditi estensi, per usare una terminologia ottocentesca, ebbero un ruolo importante, anche assai importante, nelle vicende risorgimentali. Mi perdonerete la banalità degli esempi, ma facciamo presto per intenderci: Ciro Menotti, che a buon diritto è nel Pantheon degli eroi del Risorgimento, Nicola Fabrizi, che oltre a essere per me bambino una statua ai giardini pubblici, fu anche un importante esponente garibaldino. Poi, ancora per andare lato Sabaudo, basta solo ricordare, no, che dei cinque generali di divisione dell'armata sarda, comandanti delle cinque divisioni di prima linea con cui l'armata sarda entrò in guerra nel 59, tre appunto erano originari del Ducato di Modena: Manfredo Fanti, Enrico Cialdini e Domenico Cucchiari. Nessuno però, voglio evidenziarlo, proveniva dall'esercito ducale. Ma se noi spostiamo un attimo il fuoco, lo sguardo da questi personaggi e andiamo a considerare invece il Ducato di Modena di per sé, dobbiamo constatare che il Ducato di Modena fu, negli anni del Risorgimento, sicuramente uno dei più conservatori tra gli stati preunitari, se non forse il più conservatore. Questo si deve a una molteplicità di ragioni che possiamo sintetizzare e semplificare in questo modo. Cioè, intanto la presenza, l'orientamento politico-culturale dei due duchi della casa d'Austria Est, Francesco IV e Francesco V. Tutti sappiamo che nella loro azione di governo essi si ispirarono costantemente al cattolicesimo, così come era declinato in quegli anni, e furono sempre fieramente ostili ai principi portati dalla Rivoluzione francese. Ma poi, oltre a questo, a conferire al Ducato di Modena una sorta di primato tra gli stati conservatori italiani, contribuì anche, e a mio avviso molto, la presenza di una classe intellettuale in larga misura
orientata verso l'intransigentismo cattolico e quindi verso il legittimismo in politica. Da accademie come questa, forse anche proprio questa, da aule universitarie, da riviste che allora furono celebri come le Memorie di religione, di morale, di letteratura, proseguite poi negli opuscoli letterari, com'è che si chiamano? Si chiamano opuscoli religiosi, letterari e morali. Personaggi come Marco Antonio Parenti, Don Celestino Cavedoni, Cesare Galvani, l'avvocato Veratti, Bartolomeo Veratti e tanti altri esercitarono una sorta di magistero culturale che fece del Ducato e in particolare della sua capitale uno dei centri del cattolicesimo conservatore italiano. Un ruolo tra l'altro che Modena conservò a lungo anche dopo la fine del Ducato e fino praticamente ai primi del Novecento. Come ha detto anche l'architetto Montessori, trono ed altare erano anche un po' il credo di buona parte della popolazione rurale del Ducato, che era, sempre come ha detto l'architetto Messori puntualmente, era affezionata alla dinastia regnante ormai da tanti secoli su Modena, perché il dominio estense su Modena risale al Medioevo, come voi mi insegnate, e anche era, diciamo, permeata di fede religiosa. Parliamo di popolazione rurale del Ducato e quindi parliamo della stragrande maggioranza della popolazione dello Stato, perché i dati statistici di quegli anni ci dicono che oltre il 75% della popolazione dello Stato di Modena stava in campagna, o in campagna o in centri inferiori ai 1000 abitanti. Ecco, ho detto che il nostro Ducato, piccolo, sappiamo che sono 6.000 km quadrati, 600.000 abitanti alla fine degli anni 50 dell'Ottocento, quindi nel periodo di massima espansione, il conservatorismo del nostro piccolo Ducato si espresse in varie occasioni e a volte anche in manifestazioni veramente clamorose. Ecco, come quando, per esempio, lo cito sempre perché mi piace, il Ducato di Modena si rifiutò di riconoscere la monarchia orleanista instauratasi in Francia dopo la rivoluzione del 1830. E poi, a seguire, non riconobbe neanche il regime repubblicano e il regime bonapartista che alla monarchia orleanista seguirono. Quindi noi, praticamente, il Ducato di Modena dal 1830 al 1859 non ebbe rapporti per scelta, non ebbe rapporti diplomatici con la Francia, benché questo creasse problemi pratici, a volte non piccoli, visto che noi avevamo una forte immigrazione stagionale, fra l'altro verso la Corsica. Tra l'altro mi piace ricordare che questa decisione di Francesco IV di non riconoscere Luigi Filippo è ricordata anche da Chateaubriand nelle sue Memorie d'Oltretomba, che dice appunto che questo duca ebbe la fierezza di non riconoscere Luigi Filippo, duca che tra l'altro il Chateaubriand definisce un rejeton, un rampollo, insomma un pollione della race de prince, scusatemi il francese, non lo conosco, inventé par Machiavel. Ecco. Un'altra cosa che mi piace rammentare, sempre a proposito del conservatorismo del Ducato di Modena, è un dato che forse non è a tutti noto, cioè che nella guerra del 59, la seconda guerra d'indipendenza, lo Stato di Modena fu l'unico che combatté a fianco dell'Austria, l'unico fra gli Stati italiani, che combatté a fianco dell'Austria contro il Piemonte e la Francia. Diciamo il ruolo di belligerante del Ducato, ricoperto dal Ducato di Modena nella guerra del 59, fu anche ufficializzato dal fatto che ai colloqui di pace di Zurigo venne invitato anche il Ducato di Modena, in quanto era appunto uno degli stati che aveva combattuto la guerra. In effetti partecipò ai negoziati anche un inviato modenese, che poi non era nient'altri che il barone Otto von Meisenburg, che era uno dei due negoziatori austriaci. Quindi il Ducato di Modena partecipò ai negoziati di pace
tramite un soggetto che era al tempo stesso sia rappresentante di Modena sia rappresentante dell'Austria. Scelta, non conta niente, con il mio parere, ma a mio avviso molto infelice, perché diciamo la finiva per togliere completamente visibilità allo Stato di Modena e appiattirlo completamente sull'Austria. Ma la situazione del al di là delle qualità personali del negoziatore, la situazione del Ducato era talmente disperata con i colloqui di pace che, anche se ci fosse stato un modenese, penso che le cose sarebbero andate esattamente uguali. Tra l'altro voi ben sapete che Francesco V e Napoleone III avevano un'ostilità personale che rendeva difficile arrivare a soluzioni diverse. D'altro canto i toscani, gli arciduchi toscani, i granduchi toscani erano invece in ottimi rapporti con Napoleone III, ma il risultato fu uguale. E quindi voi sapete che, visto l'esito dei negoziati, il Modena non firmò la pace, che invece fu tranquillamente firmata dagli altri il 10 novembre del 1859. Non vi parlo qui della Brigata Estense per non farla troppo lunga, tanto la vicenda del nostro piccolo esercito rimasto in esilio per 4 anni nel Veneto austriaco in attesa di qualcosa che poi non si verificò mai. L'esercito era formato tutto da nazionali, quindi da sudditi del Ducato, e ricordo solamente un altro invece dato forse non tanto noto, che i primi anni dell'unificazione, 59-60, e così furono contrassegnati anche nei territori ducali da appunto una forte emigrazione verso il Veneto, e anche da molti episodi, anche micro episodi di fedeltà al Duca. Adesso passiamo, dopo aver parlato del Ducato, all'altro personaggio, che è poi il personaggio principale di questo incontro, ed è appunto il feldmaresciallo Radetzky, che qui vediamo in una bella incisione, opera di Melchiorre Fontana, che mi risulta che sia un artista operante a Venezia, e che presenta la caratteristica, tra l'altro, di provenire dal Museo del Risorgimento di Modena. Il maresciallo Radetzky divenne sul finire del 1831 comandante dell'Armata d'Italia. Fate un po' di conti, era del 66, diciamo all'età che, nonostante la signora Fornero, la gente va in pensione, lui 65 anni, insomma, doveva aspettare ancora un po', assunse la responsabilità dell'Armata d'Italia, e da questo suo ruolo ebbe occasione di avere abbastanza spesso a che fare con lo Stato di Modena, e anche di recarsi nello Stato di Modena in più occasioni. Per esempio, sappiamo, faccio qualche esempio, venne a Modena nel dicembre del 34, quando su invito di Francesco IV, il Radetzky presenziò ad una solenne parata militare tenutasi nella capitale, alla quale parteciparono non solo la guarnigione regolare, ma anche 2 battaglioni della milizia volontaria, che erano in sostanza campagnoli che prestavano servizio part-time, e quindi l'istituto era sorto da poco, quindi probabilmente il maresciallo aveva piacere di vedere come funzionava, e da noi funzionava. Poi ancora, nel 1843, nell'autunno del 1843, il Radetzky venne di nuovo a Modena, o per meglio dire nello Stato di Modena, ad assistere alla grande manovra congiunta austro-estense parmigiana che si svolse in quell'anno nei pressi della fortezza ducale di Brescello, e che aveva lo scopo di verificare un po' sul piano pratico le concrete capacità operative delle truppe dei 2 ducati. L'esercito austriaco sappiamo che era operativo, e evidentemente si voleva vedere come cosa erano in grado di fare le truppe parmensi e quelle modenesi. E la manovra durò 3 giorni, dal 25 al 27 settembre 1843, e impegnò complessivamente circa 8.900 soldati, compresi anche di
parecchi reparti di militi volontari modenesi, e in complesso fu ritenuta avere un risultato superiore alle aspettative. Poi ancora, e concludo con questi esempi, il feldmaresciallo Radetzky si recò a Modena anche all'inizio del 1846 per presentare i suoi omaggi al nuovo duca Francesco V, che era succeduto proprio nel gennaio di quell'anno al padre Francesco IV, che era morto. Siamo alla vigilia del 1848 e quando nel 48 appunto il vecchio ordine di cose parve crollare per sempre, perché la rivoluzione fu così assoluta da far pensare che, diciamo, che le cose che erano state non potessero più tornare, che aveva coinvolto l'Austria, tutti i paesi della Germania, eccetera. E anche qui nel nostro ducato i fautori del vecchio ordine di cose, che c'erano e come, rimasero disorientati, ovviamente, e anche sconcertati dalla possibilità che Modena potesse essere inglobata in una compagine statale più ampia e quindi perdere il suo ruolo di capitale, il suo antico ruolo di capitale. E qui c'è una lettera abbastanza simpatica di Marcantonio Parenti, mi pare alla sorella, del marzo 48, conservata alla Biblioteca Estense, in cui il Parenti scrive così: cosa sarà dei modenesi? Quello che vorrà Dio. Continuando le cose come sono incamminate, pare che noi diventeremo l'estrema città del Piemonte. Figuriamoci poi Pavullo, perché voi sapete che Montecuccoli, il Parenti era frignanese, se non ricordo male, di Montecuccoli. E allora, nella critica situazione di quei mesi, l'unico punto di riferimento per coloro che erano rimasti avversi al nuovo sistema restò il Radetzky. Radetzky che nella confusione generale continuava insieme al suo esercito a difendere la causa del trono e dell'altare nella convinzione, ci dice Alessandro Luzio in un vecchio libro del 27, ma ancora molto interessante, la convinzione di essere proprio chiamato ad esercitare una missione provvidenziale come campione dell'assolutismo. Guardava fra gli altri al maresciallo una parte non piccola della popolazione rurale del Ducato, non solo per nostalgia nei confronti del governo estense, ma anche, e parliamo appunto della popolazione rurale, per la diffidenza e anche l'avversione ispirate ai campagnoli dal ceto borghese ed agrario venuto alla ribalta al potere praticamente a seguito della rivoluzione. Questo risulta da diversi documenti, fra l'altro in particolare dai rapporti della Guardia Nazionale, che non di rado riferiscono di contadini acclamanti a Radetzky, magari in segno di provocatoria sfida proprio nei confronti delle guardie civiche che del nuovo regime costituivano, del nuovo ordine costituivano, come sappiamo, un po' il braccio armato. E così, ad esempio, la mattina del 19 giugno del 1848, nei pressi di Correggio, alcuni villici insultarono due militi della Guardia Civica frammischiando gli insulti, le grida di «Viva Francesco V» e «Viva Radetzky». Ancora, il 26 luglio del 48, l'aiutante maggiore della Guardia Nazionale, sempre di Correggio, mentre passeggiava con la moglie nelle vicinanze della cittadina, si imbatté in un gruppo di contadini i quali, riconosciutolo, lo accolsero gridando «Viva Radetzky!» per poi fargli dietro, dice il rapporto, trombetta con la bocca. In altre parole, gli fecero delle solenni pernacchie, esatto. Ecco. Le sorti della guerra, che erano iniziate in modo del tutto favorevole, sapete, ai piemontesi, insomma, i loro alleati, pian piano si capovolsero e con la battaglia di Custoza, dirò battaglia perché mi è stato contestata la vittoria di Custoza, ma comunque la vittoria da parte degli austriaci di Custoza del 23-25 luglio del 1848, e le speranze dei legittimisti modenesi si riaccesero e non restarono ovviamente deluse. Infatti, il 7 agosto pochi giorni dopo, infatti, la brigata Liechtenstein riprese il controllo del Ducato, dove il 7 agosto
venne rimessa al potere la reggenza che Francesco V aveva istituito al momento della sua partenza da Modena nel marzo. E circa l'arrivo degli austriaci a Modena esiste una, secondo me, interessantissima testimonianza sempre del Parenti, una lettera ancora presso la biblioteca Estense, credo che sia inedita, in cui racconta appunto l'arrivo degli austriaci a Modena, e una lettera che ci conferma ancora un po' l'orientamento e i sentimenti delle plebi rurali del Ducato. Ne do una breve lettura perché sono la parte essenziale. Dice: la marcia di avvicinamento a Modena degli austriaci nella notte scorsa, scrive appunto i Parenti in questa lettera, è stato un continuo pacifico trionfo in mezzo alla popolazione della campagna che da ogni parte accorreva e tripudiando li accompagnava, portando perfino i loro archibugi per sollevarli, cioè portando i fucili per risparmiargli la fatica, e tutti gareggiavano a presentar loro rinfreschi. Di modo che non si è mai vista da queste parti una simile fraternizzazione. La sacca si è distinta per una bizzarra luminaria, giacché avevano levato le candele sopra pungoli da buoi. Ora vi dirò che quando ho letto per la prima volta questa lettera sono rimasto sconcertato, perché leggere l'arrivo degli austriaci sembra l'arrivo degli americani nel 45. Mi sono anche posto se l'amico Parenti non avesse un po' il problema, non avesse un po' esagerato nel suo entusiasmo di legittimista. Non lo so, sta di fatto che questa lettera è indirizzata alla moglie, quindi è una lettera di carattere familiare, quindi non vedo perché dovrebbero essere state raccontate delle cose non vere, insomma. Inoltre, ecco, l'altra notizia di quei giorni, oltre appunto all'arrivo degli austriaci a Modena, era che il Gran Vecchio, cioè Radetzky, il Parenti lo chiama così, stava per riprendere Milano, da cui era stato cacciato con le cinque giornate. In effetti, l'8 di agosto, arrivò a Modena la notizia ufficiale della capitolazione della città, commentata sempre dal Parenti, con un sarcastico «Ecco Radetzky nella sua gabbia». Qui, secondo me, dobbiamo tenere presente, probabilmente il Parenti aveva presente queste illustrazioni satiriche che circolavano nelle prime, all'inizio insomma, della rivoluzione del 48, e che raffigurano il Radetzky, rinchiuso dentro come una belva feroce, rinchiuso dentro una gabbia e resa inoffensivo. Ecco Radetzky nella sua gabbia, dice Parenti, guardate un po'. Tra l'altro queste illustrazioni circolavano anche a Modena, perché questa è conservata sempre nel nostro Museo del Risorgimento. Quindi rientro degli austriaci a Modena, recupero di Milano, e si aspettava il ritorno del Duca, che arrivò il 10 agosto, e anche qui i Parenti dà testimonianza delle manifestazioni di affetto che gli riservò la popolazione. Dice in un'altra lettera: accolto da una folla quale mai si poteva desiderare, il giovane sovrano, presentatosi al balcone del palazzo ducale, fu dolcemente costretto a ricomparire 4 o 5 volte dalle grida della moltitudine esultante, per non dire furente di gioia. Altre manifestazioni si ebbero anche in altre località dello Stato, per esempio ancora a Correggio. Cito Correggio perché c'è un bello studio di Giovanni Fontanesi sulle vicende di Correggio nel 48 che riporta un sacco di questi esempi. Appunto a Correggio la mattina del 13 agosto si radunò una turba di villani che accomunò in clamorosi e viva il Duca di Modena e ancora il maresciallo Radetzky, senza naturalmente tralasciare di indirizzare, cito, i soliti rapporti della Guardia della Nazionale, insulti, motteggi e fischi alla Guardia Civica. Dunque, resta confermato quanto si diceva, direi, a proposito della popolarità del Feldmaresciallo tra le masse rurali del Ducato, popolarità che venne ribadita e confermata di nuovo anche durante la campagna del 49. Voi sapete che
la prima guerra dell'indipendenza ebbe una coda, perché i piemontesi all'inizio del 49 denunciarono l'armistizio e ripreso la guerra, per essere poi subito sconfitti nel giro di 7 giorni dagli austriaci a Novara. Allora, appunto, a metà di marzo del 49 Francesco V e il governo e l'esercito si trasferirono nella fortezza di Brescello dice appunto: fra gli evviva levati dai contadini al passaggio della colonna si udì sovente il reverito nome di Vostra Eccellenza, come ebbe a scrivere al Radetzky lo stesso duca il 19 di marzo. In mezzo a queste manifestazioni di attaccamento, insomma, di popolarità di Radetzky, dobbiamo però ricordare anche che nei difficili mesi seguiti alla restaurazione del governo estense, il maresciallo raccolse anche diverse critiche tra i ben pensanti, quello che potremmo definire i moderati, insomma, no? Perché andava giù spiccio, con una certa rudezza militare che non stava tanto a guardare alla giurisdizione modenese o alle prerogative del Ducato di Modena. Per esempio, nel gennaio del 49, il Radetzky comunicò alle autorità ducali che coloro i quali avessero indotto o cooperato alla diserzione dei soldati austriaci sarebbero stati processati dai tribunali militari imperiali e giudicati secondo le leggi di Vienna. Quindi, indipendentemente dal fatto che il reato fosse stato consumato sul suolo modenese. Il ministero estense di buon governo dovette fare buon viso a cattivo gioco, ovviamente, e non poté che mettere in guardia la popolazione. Uscì un manifesto in cui appunto il ministero sollecitava a evitare di rendersi colpevole di questi delitti per non incorrere nel rigore delle leggi militari austriache. E allora, come dicevo, ci sono dei commenti su questa iniziativa del Radetzky, tra l'altro commenti del cronista Antonio Setti, che nelle sue cronache modenesi scrive quanto rapidamente leggiamo. Dice: noi modenesi siamo sotto il dominio dell'Austria o sotto quello del nostro sovrano? È difficile dirlo. Il feldmaresciallo Radetzky comanda e il ministro di buon governo ci dice di aver cercato di impedire l'esecuzione di questi ordini, ma che non gli è riuscito. Dunque, chi è il sovrano di Modena? Radetzky certamente, perché ha la forza nelle mani. Ma il ministero di buon governo poteva almeno colorire la cosa con espressioni un poco meglio consentanee all'esistenza di un governo stabilito e non renderlo ridicolo mostrando la sua debolezza. Dice che da una parte vuole essere governo indipendente facendoci pagare, dice, come quando ero di prendere le tasse era un governo indipendente, ma dall'altra tollera che siamo perseguitati. Terminata la guerra, cessata l'emergenza bellica, notiamo che la stampa del Ducato dedicò ampio spazio appunto alle vicende belliche e anche al suo vincitore. Soprattutto nel Messaggero, che poi un periodico, forse sicuramente il periodico più importante del Ducato, ma anche poi molto vicino al governo ducale, compaiono spesso degli articoli in merito a questi argomenti, la guerra e il suo vincitore. Per esempio, ce n'è un 18 aprile del 49, quindi poco tempo dopo la fine delle ostilità, e il Messaggero riprese un articolo della Gazzetta di Basilea dedicato alla fulminea campagna del 49, lo trascrisse appunto ad edificazione dei lettori modenesi, e campagna che era giudicata dall'articolista svizzero, con un bel po' di enfasi, senza esempio nella storia. Poi ancora, per esempio, sempre il Messaggero dà ampi ragguagli su un banchetto offerto in onore del maresciallo la sera del 22 settembre dal Consiglio Municipale di Vienna. E racconta di come la sala del convito fosse inondata da un mare di luce, adornata da un busto dell'eroe e come fosse adornata anche da varie bandiere piemontesi catturate.
forse quelle stesse bandiere che ancora si conservano nel Museo dell'Esercito di Vienna, ce ne sono 4-5 che abbiamo avuto occasione di vedere recentemente. Ecco, un'altra cosa abbastanza, a mio avviso, interessante è che sempre il Messaggero pubblicò nel 1851 ampi stralci di un libro di memorie, insomma, di un ufficiale austriaco che aveva fatto la campagna del 48. Un ufficiale austriaco un po' sui generis, come vedremo, e appunto le memorie della guerra in Italia sotto il maresciallo Radetzky, scritte da Giorgio de Pimodan, suo aiutante. Chi era questo Pimodan? Georges de Rarecourt de la Vallée, marchese di Pimodan, era un legittimista francese che, come altri, prese servizio nell'esercito austriaco e appunto aveva partecipato alla campagna del 48 come ufficiale d'ordinanza del feldmaresciallo. Poi tornò in Francia e ricomparve in Italia nel 1860 per prendere servizio nell'esercito pontificio e poi morire il 18 settembre, eroicamente ci raccontano le fonti, il 18 settembre del 1860 nella battaglia di Castelfidardo alla testa della sua brigata. E, oltre a pubblicare ampi stralci di queste memorie, a Modena si pubblicò anche la versione integrale, la vedete qua, del volume, che uscì nel 51 sempre per i tipi della tipografia camerale. È l'unica edizione italiana dell'epoca, insomma. Si trattava di un volume di 95 pagine che venne posto in vendita al prezzo piuttosto elevato per l'epoca di 66 lire italiane. E la cosa che mi è sembrata interessante è che, almeno secondo quel che racconta il Messaggero, la prima edizione di queste memorie della guerra d'Italia venne smerciata molto rapidamente e fu necessario, per fronteggiare le richieste che pervenivano, pubblicarne una seconda edizione, a riprova, a mio avviso, insomma, conferma di quello che poteva essere l'orientamento politico di una parte, almeno non trascurabile, dei ceti colti del Ducato. Queste memorie non uscirono solo in Italia, ebbero anche una traduzione francese uscita a Parigi, sempre nel 51, e almeno una edizione tedesca all'Ipsia, sempre uscita nel 51. Quindi la stampa teneva viva, contribuiva ad alimentare l'interesse del pubblico modenese per il maresciallo, ma questo interesse era anche accresciuto dal fatto che, nonostante l'età ormai molto avanzata, il maresciallo compiva ogni tanto ancora qualche visita a Modena. E, per esempio, venne a Modena il Radetzky l'8 giugno del 52, dunque aveva 86 anni, e passò nel pomeriggio in rassegna alla guarnigione austriaca. E la cosa che i giornali mettono in rilievo, io sempre poi il Messaggero la mette in rilievo, è il fatto che a questa rivista accorse una gran folla di popolo, proprio testuale, una gran folla di popolo, per vedere il maresciallo. Oppure, come dice il giornale, anzi dice, affissarne le onorande sembianze, ecco. Nell'occasione il Duca presentò al maresciallo anche i reparti estensi di stanza nella capitale. E probabilmente anche queste visite contribuirono ad alimentare la simpatia verso il Radetzky anche nel piccolo esercito modenese. Qui rammentiamo che le bande dell'esercito modenese avevano in repertorio anche la marcia di Radetzky, perché sappiamo che la relativa partitura era stata acquistata sin dal luglio del 1849. Naturalmente il Radetzky era tenuto nella più alta considerazione poi anche dal Duca che era debitore al maresciallo del recupero di un trono che probabilmente, quando nel 48 Francesco V aveva dovuto lasciare Modena, temeva di aver perduto per sempre, data la situazione.
E in segno di questa altissima stima nutrita dal duca nei confronti del maresciallo, il Francesco V conferì a Radetzky la nomina a dicembre del 1855 a cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Estense, che era la più alta onorificenza del Ducato. Non abbiamo la possibilità di sapere se Radetzky abbia saputo o potuto apprezzare fino in fondo questo gesto di Francesco V, perché il Radetzky aveva un numero tale di decorazioni che quando nell'annuario militare austriaco, che si chiama Militar Schematismus, si arriva alle decorazioni di Radetzky, ci parte una pagina insomma a elencarla, quindi probabilmente un in più, un in meno, non era fatto un gran caso. Però ecco, se voi andate sempre al Museo dell'Esercito, i miei ricordi sono freschi di pochi giorni fa, e alla Sala Radetzky, vedete in mezzo alle decorazioni del Radetzky, sono esposte, non so se tutte, sono tante comunque, si riconosce facilmente anche appunto le insegne, si riconoscono le insegne dell'Aquila Estense. Ecco, se non sappiamo quanto Radetzky abbia apprezzato il gesto di Francesco V, è invece certo che il duca gradì molto il dono offertogli da un privato, l'inglese Walton, di un busto in marmo realizzato nel 1851 dallo scultore carrarese Ferdinando Pelliccia, che era direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara. E proprio sulle vicende di questo busto vi ha intrattenuto pochi mesi fa, credo, no? L'amica Lidia Righi Guerzoni, che ringrazio per essere presente, proprio in questa sede. Il busto, tra l'altro, è conservato tuttora a Modena, nelle collezioni della Galleria Estense, ed è visibile in Palazzo Ducale, forse non so quante altre città abbiano in esposto in bella vista un busto di quello che veniva chiamato il nemico degli italiani, ecco. Passavano gli anni e anche il Radetzky, che conservò a lungo un'energia invidiabile, tra l'altro mentre era governatore del Lombardo-Veneto dal 50 in poi fece 4 figli con la Giuditta Meregalli, quindi nonostante avesse un'età piuttosto avanzata. Però anche per lui il tempo passava e il 28 febbraio del 1857 l'imperatore Francesco Giuseppe, in considerazione dell'età ormai molto avanzata del feldmaresciallo, che era ultra novantenne, lo sollevò dalle cariche di governatore del Lombardo-Veneto e di comandante della seconda armata. Ovviamente questo chiudeva un'era. Si chiudeva un'era e questo fu percepito ovviamente immediatamente anche a Modena, e il messaggero diede notizia di questi avvicendamenti puntualmente ai primi di marzo ai suoi lettori. Sul finire del 1857 poi il maresciallo cadde gravemente ammalato e il messaggero ne seguì puntualmente l'agonia riportando i bollettini dei medici che lo avevano in cura. E infine il 5 gennaio del 1858 Radetzky morì a Milano. E Modena lo prese in tempo reale. Lo stesso giorno uscì un supplemento del numero speciale del Messaggero che dava notizia del decesso del maresciallo. Naturalmente la notizia della morte era attesa, ma provocò insomma un po' di sconforto sia presso il duca che presso i legittimisti modenesi. La rivoluzione italiana, scrisse il De Volo, aveva ben ragione di risguardare il canuto maresciallo come il suo più capitale nemico, ma la famiglia d'Austria e la legittimità in genere perdevano in lui un abile e valoroso soldato, un carattere leale, un formidabile difensore. Per onorare la memoria di Radetzky, il duca decise di inviare a Milano, ai funerali, una delegazione di militari estensi in rappresentanza di tutto l'esercito ducale. La delegazione, guidata dal conte Forni, che era aiutante generale del duca, Luigi Forni,
fu composta da 6 ufficiali e 5 tra sottufficiali e soldati, anche, quindi andarono a Milano anche alcuni soldati semplici. Il funerale si tenne il 14 gennaio del 58 e di quello che avvenne a Milano in quella giornata abbiamo un ampio resoconto da una corrispondenza milanese, appunto, sempre del Messaggero. Oltre che con la partecipazione della delegazione ai funerali di Milano, si decise di rendere onore alla memoria di Radetzky anche a Modena, destinando la giornata la mattina del 22 gennaio del 58, appunto, a una celebrazione di questo tipo. Infatti, in questo giorno, quindi il 22 gennaio del 58, gli ufficiali, sappiamo che velo nero al braccio sinistro in segno di lutto, e i soldati ducali furono chiamati a intervenire a una solenne cerimonia funebre tenutasi nella chiesa della nostra cittadella dopo una grande parata delle truppe di guarnigione in città. Chi avesse voglia di vedere come si svolse questa manifestazione può naturalmente andarsi a leggere il Messaggero, che di questa cerimonia dà ampi ragguagli, soffermandosi nei più minuti particolari, devo dire, sul catafalco che era stato eretto in mezzo alla chiesa, che è coperto da armi, e la chiesa della cittadella, quindi era sto catafalco, e c'erano anche appese alle pareti e sulla porta delle lapidi in latino scritte per l'occasione da Don Celestino Cavedoni. Il tenore di queste lapidi è riportato nel Messaggero e anche poi ripreso nell'articolo, insomma, dedicato alla chiesa di Cittadella da Gusmano Soli nelle chiese di Modena. Tra l'altro sono lapidi anche molto suggestive, quindi ovviamente non possiamo leggerle tutte, ci guardiamo bene anche perché siamo ormai alla fine di questa cosa. Mi limito solo a leggere 2 parole dell'ultima, che dice: virtute eius in primis, ac fide immobili, summa in rerum perturbazione, ac presenti discrimine, austriaci imperi vis et maiestas stetit, atque in ampliori modo et tranquilliori statu est. È traduzione complicata. Dice che praticamente per la sua fedeltà incrollabile l'impero austriaco rimase in piedi ed e sta ancora in tranquilliore stato, in uno stato ancora più riposato. Qui è una profezia assolutamente andata male, questa del Cavedoni. Ecco. Sappiamo anche che venne celebrata una messa solenne con la musica alle ore 10 del mattino, alla quale assistettero il duca, la duchessa del Gonda, i ministri del governo, l'ambasciatore austriaco Ludwig von Paar, la guardia nobile, i colleghi cavalieri dell'Ordine dell'Aquila Estense, gli ufficiali e altre persone di riguardo. Al termine della cerimonia religiosa, le truppe ducali, che erano schierate, cioè c'erano alcuni erano dentro, gli altri erano ovviamente fuori, schierate in armi nel piazzale della cittadella, le truppe sfilarono in parata davanti ai loro sovrani, al rullo del tamburo, e rientrarono ai loro quartieri, alle loro caserme. E con questa, cito, pubblica dimostrazione di stima e di dolore per la perdita del Radetzky, cito ancora il Messaggero, il Ducato di Modena prese definitivamente congedo dal defunto maresciallo. Poco tempo dopo, l'anno successivo, a seguito delle vicende della Seconda Guerra d'Indipendenza, fu peraltro lo Stato di Modena a prendere congedo, questa volta dalla storia, dopo oltre 2 secoli e mezzo di indipendenza, venendo inglobato nel più vasto Stato unitario italiano. Grazie.